Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Eltrip. Bentornati a un nuovo episodio di Don't Starve. O salve a tutti amici del tubo, come volete. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qua. Stavamo andando nel... in questo bioma qua sotto. Adesso... dammi sti semi. Adesso ragazzi proveremo più o meno ad andare... un po'... questa strada qua l'ho già fatta? No. Però proverei ad andare a vedere qua a sud, prima di seguire quella strada lì, per vedere cosa c'è. Ancora dovevamo trovare il nostro accampamento. Questi me li prendo, scusate ragazzi, perché sono sempre utilissimi. Vedrete che... cacchio, prendilo però. Durante la nostra partita questi bastoncini andranno a mancare. Qua c'è un'altra strada. È una bella strada questa qua, vedete? Di mattoni. Vai. E siamo arrivati. Ciao, c'è un maiale. Tappa face. Va bene. I maiali che hanno le carote, scusate, maiali vi frego le carote. Sì, andate tranquilli, ok. E vediamo un po'. Sì, c'è un accampamento di maiali. Questi maiali qua, ragazzi, se li accoppiamo, a parte che ci attaccano, se li attacchiamo anche noi, ovviamente, non stanno lì a farsi ammazzare. Però ci danno la carne e... non li attaccherei perché hanno anche altri utilizzi, cioè se noi gli diamo del cibo, a parte che loro... ci producono fertilizzante, però qua c'è cosa di ragni. Ci aiutano in combattimento, quindi sono tipo NPC che ci aiutano quando siamo attaccati per un certo breve periodo di tempo, cioè finché gli diamo da mangiare loro stanno lì con noi. Ma dove stiamo andando qua, cioè? Guardate qua. Ma dove cavolo? Oddio. Noi continuiamo a seguire questa strada alla fine dei conti, che ci frega. Seguiamo le strade principali, prima o poi da qualche parte andranno queste cose, no? Wilson. Wilson! Caro Wilson, allora... sì, il gioco ricorda molto... non mi ricordo come si chiamava quel film da un'animazione tipo Nightmare Before Christmas? No. Sì, più o meno. Qua va qua. Ah, passa per la palude sta strada, cacchio. Che è il bioma più pericoloso di questo gioco, tra l'altro. Finché siamo sulla strada dovremmo stare al sicuro relativamente. Ecco, è finita la strada. Cazzarola. E quindi non mi addentrerei adesso nella palude perché, come ripeto, è abbastanza pericoloso. E ci sono i tentacoli che praticamente ci sciottano, ci staccano. Quindi. Meglio di no. Ma prendiamo qualche sapling in più. Non ci dà fastidio? Ciao, maiale. Non c'ho niente da darti, mi dispiace. Qua c'è il ragno. Qua c'è un altro campo. Qua c'è un mucchio di maiali in realtà. Allora, i maiali hanno un accampamento. Altri sapi, vabbè. C'è altri Twix. Dicevo, i maiali hanno un accampamento, diciamo generale anche, dove c'è il re dei maiali. Sì, lo so, è un po' strano sto gioco. Però c'è il re dei maiali. E il re dei maiali, se gli diamo oggetti, lui ci dà pepite d'oro. Perché funziona così. E però qua non lo vedo. Quindi niente. Qua ci siamo già passati, no? Qua ci sono altri ragni. Le tane dei ragni. Potremmo anche provare ad attaccarle per uccidere qualche ragno. Se le lasciamo lì aumentano di volume e più aumentano più sarà difficile tirarle giù, più aumentano più ragni verranno fuori. Quindi è meglio farle fuori adesso che sono piccole, però non è questo il caso. A noi non ci interessa fare fuori i ragni. Ci interesserebbe vedere se riusciamo a prendere qualche pepita d'oro, ma... ciao ragno. Vedete, 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 si incazza il ragno.
E qui abbiamo un altro pezzo del coso Ting da costruire per fare il portale, per andare, diciamo, nella modalità avventura di questo gioco, perché adesso siamo in survival, cioè, gioco parte in survival. C'è una modalità avventura, c'è una modalità avventura, però dovete partire dal survival e costruire una macchina che vi porti nella modalità avventura. Il ragno intanto sta... Il maiale sta cercando di venire assassinato dai ragni. Non è un problema, c'è la casa lì vicino, quindi spawneranno lì. Qui c'è un'altra tomba da scavare, la nostra sanità mentale scende. Qua, questo qua è un albero, vedete, strano. Cioè, strano. Il gioco lo chiama albero vivente, quindi se lo ammazziamo, cioè se lo tiriamo giù ci dà legno vivente che ci serve per costruire altri crafting. Ma con fiore poi possiamo finalmente farci la nostra ghirlanda. Scusate, sono ancora un po' influenzato. Porta pazienza. Quindi qua giù non c'è assolutamente un tubo. Perché non c'è niente. Tra poco verrà di nuovo notte. Ci sono dei fiori, dai. Di un fiore, va. Adesso andiamo a craftarci la nostra ghirlanda, va. Vai. Tanto la dovrebbe equipaggiare in automatico. Oh, me la fai? Ok. Non sto ascoltando bene i suoni perché non vorrei che venisse attaccato. Ogni tanto veniamo attaccati randomicamente da dei cani. E vabbè, devo fare il fuoco qua. Non posso fare il fuoco qua, perfetto. Devo tirare giù l'albero prima. Veloce Wilson. Merda, Wilson. E vabbè. Niente fuoco. Ci basta la nostra torcia? Beh, poco male, però possiamo andare in giro con la nostra torcia e vedere se... riusciamo. A parte che non si vede niente con la torcia, eh. Dovevamo andare su per questa stradina qua e vedere se c'è qualcosa che potevamo prendere. Purtroppo non riusciamo a cuocere, però, con la torcia in mano. Né combattere, né fare niente. Possiamo solo esplorare e si vede veramente poco. Qua c'è la strada. Dov'era la strada? Volevo seguirla quella strada là, ragazzi. Oddio. Cioè, quando vi dico che il gioco è buio, è veramente buio. Quindi... Non l'abbiamo passata, quindi si ferma qui. Ah, si ferma qua. Manco l'ho vista. Eccola qua. Ferma qui. Sì. Dovrebbe fermare qui. Andava qua giù. Ma, ah, è questa quindi. Ok. Quindi come l'ho detto. Dove possiamo andare? Possiamo provare ad andare di qua. Per forza. Ma troveremo i bufali per accamparci, no? Allora, sto... Cazzarola. Mamma mia. Ok, avete sentito quel... Ok, praticamente... significa che era vicino alla nostra morte, ragazzi. Quindi... Bene! Abbiamo rischiato già la prima. Ok. Abbiamo trovato l'oro. Questo qua cos'era? Il cimitero, sì. Quindi nel cimitero abbiamo trovato le nostre pepite d'oro per fare la macchina della scienza. Se qua in giro ci fosse un po' di cibo, ragazzi, proverei a... Questo qua è il posto più sbagliato per accamparsi, però prima o poi dovremmo accamparci da qualche parte. Ecco qua la roccia con le striature che vi dicevo. Queste contengono anche oro. No, non mi interessa, per adesso la roccia. Stiamo morendo di fame perché non abbiamo mangiato durante la notte. Allora, mi serve, anzi, ci serve assolutamente. Tanto il nostro Wilson, vedete, gli è cresciuta la barba. Questo personaggio qua ha il potere. No, 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 Tolbert, no. Questo qua si chiama Tolbert, ragazzi, è un...
Non possiamo affrontarlo adesso, vedrete che più avanti potremo anche affrontarlo, però. Adesso no. No, Tolbert, no! Non voglio rubarti le uova, grazie. Sì, perché loro fanno le uova, ragazzi, di Tolbert. Che potremmo mangiare in realtà, però. Se le affrighiamo si incazzano. Che vi devo dire? Ok, questo qua è un altro bioma roccioso. Ed sono tutti piccoli biomi, ragazzi. Porcaccia la miseria. Abbiamo trovato ancora quello con i bufali. Cioè, io non lo so, guardate quanta cazzo di strada che abbiamo fatto. E non abbiamo trovato quel fottutissimo bioma. Sto giocando in difficoltà un po' più alta della normale, perché non volevo far durare la serie un'infinità. Anche se ho. Ovviamente adesso siamo solo al secondo episodio, però. Mi servirebbe un punto dove ci sia un po' di cibo almeno per sopravvivere all'inizio, perché sennò è un casino qua. Potremmo anche fare il giro così, ma cos'è? Un'accetta. Abbiamo trovato l'altro pezzo e sono tre, perché uno ce l'abbiamo. E in totale sono 4, quindi abbiamo trovato praticamente quasi tutti i pezzi. Peccato che non ce li segni nella mappa, però vabbè. Accidenti. E niente, qua torniamo indietro perché passiamo ancora per il bioma dei Tolbert. Bene. Bene sto cavolo. Cioè, non c'è niente. Potremmo provare. No, potremmo provare un tubo. Potremmo provare a salire di qua, ma non saprei, ragazzi, non saprei. Non lo so se stiamo morendo, lo so. Quello sì. La fame incombe, Wilson. Il gioco si chiama Non morire di fame, quindi. Bisogna fare attenzione a questo piccolo particolare. Dio. Santissimo. Qua niente, tentacoli, grazie. C'è un po' di flint che fa sempre utile. Qua c'è, tanto in questo bioma qua ce n'è a palate. Li finisce. E boh. Qua finisce, quindi in realtà. Cercando di esplorare il più possibile per cercare perlomeno un punto dove poter perlomeno sopravvivere. Poi quello che viene, viene. Mi sa che, ragazzi, mi accampo qua, dove c'erano queste rocce. Perché perlomeno qua c'è un po' di zona verde, forse posso provare a prendere qualche cespuglio, anche se diciamo che qua nella zona, diciamo, giallina dove si. Il gioco va in pausa quando mettete la mappa, quindi. Altrimenti. Non lo so, non, cioè, non saprei. Ma bufali non li ho visti. È stata una partita dove ho fatto tipo ero giorno 700 qua, ma appena ho iniziato la partita ho fatto due passi e ho trovato subito quel bioma, quindi. Diciamo che era più o meno tutto in discesa. Qua abbiamo trovato un cespuglio di bacche che ce lo prendiamo. Ok, per il momento poi ragazzi, allora facciamo una cosa. Andiamo ad accamparci qua. Noi ci accamperemo qua adesso. Facciamo il nostro accampamento qua. Ok, qua dove ci sono queste rocce qua. Sì, è un po' vicino a sti stronzi, però vabbè. Oddio, ci sono anche ste rane del cavolo. Dov'era, scusate? Ah, un po' più giù. Dicevo, ci equipaggiamo. Cioè, andiamo ad attrezzare qua vicino. Taglia un po' di sta roba. Ok. Prendila, prendila. No, scusa, prendi questo e metti giù sta roba. Grazie.
Il legno mi serve, non le pigne. Pigne te le puoi anche tenere. Ok, andiamo proprio a cavallo qui del... di sto... piantalo. Di sto bioma. Facciamo proprio l'accampamento qui a cavallo. Dov'è la strada? Qui c'è una strada in realtà. Ok, lo facciamo qua, proprio sul centro della strada. E niente, però mi serve della roccia. Ok, metti giusto coso. Non so quanta roccia mi servirà, ma un po' mi serve. Piccone, grazie. Fatene un altro. Ok. Non sapevo che prendevi questo. Vediamo se riusciamo a fare il campfire. No, ne servono 12. Cristo. Prima di morire di fame, grazie. Riusciamo a farlo, sto cacchio di fuoco? No, non riusciamo a fare il fuoco. Ok. Mangia questi semi. Fuoco? Adesso sì, ragazzi, lo costruiamo qua. Ok. Questa è la nostra buca del fuoco. Andiamo a cucinarci qualcosa immediatamente perché stiamo crepando, ragazzi. Gli oggetti droppati a terra non despawnano, quindi rimangono a terra. Quindi possiamo lasciarli tranquillamente al nostro accampamento e poi venire a prenderli in seguito. Prendiamoci un po' di cose qua arrostite. Arrostiamoci anche un po' di carote. Ok. 41, 50 e va bene così. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve. Qua abbiamo anche del nitro. Aspetta che metto un cioppetto qua che non vorrei mai. Ok. Mettiamo vicino al fuoco, la nostra sanità sale? Ma non sale neanche per niente. Mi servirebbe la macchina della scienza che adesso andremo a craftarci. Cosa ci serve? Ah, il legno... No, serve il legno che ho usato per alimentare il fuoco. Bene. E le rocce. Vabbè, le rocce possiamo andare a prendere da qua direttamente. Ah, ci sta macchina del cavolo. Ok. Vabbè, scava anche questa, tanto ci sei. Così spacchiamo del tutto il piccone. Ok. E cominciamo a craftarci la macchina della scienza. Quindi equipaggia per favore, scusa, il piccone me lo puoi spostarti qua, no? Equipaggia lascia. No, lascia. Vai. Mi serve dell'altro legno, ragazzi, per ovviamente quella macchina del cavolo. Ok. Adesso cosa manca? Niente, possiamo farla. La facciamo. La macchina della scienza la possiamo anche mettere qua, vicino al fuoco. Ok. La nostra sanità mentale vedete che adesso sale. Siamo vicino al fuoco, siamo vicino alla macchina della scienza, quindi... A Wilson piace questa cosa. Allora, quando siamo vicino alla macchina della scienza, come potete vedere qua, compaiono, vedete, diverse ricette di crafting. Possiamo costruire altri prototipi. Uno tra i quali andrei subito a fare lo zaino. E me lo equipaggio anche. Ok. Questa è la lock suite. Possiamo anche buttarla via. Cioè possiamo lasciarla qua al momento. Poi possiamo fare trappole per conigli. E una bussola. Trappola per uccelli. Uno zaino più grande. Un misto curativo. Un sacco a pelo. Sacco pelo più power, una tenda per dormire, un ombrello, un rettino, una canna da pesca e la pietra, ok. Qua possiamo crearci anche delle farm, la cooking pot,
Sono tante cose, ragazzi, che possiamo fare qua. Cioè, potremmo anche fare la pavimentazione, vabbè. Qua abbiamo la rifinitura dei materiali, pietra tagliata, tavole. Tutti i materiali di intermezzo, diciamo, per vari crafting. Qua abbiamo... cos'è? Magic. Magia. Abbiamo questo per amplificare la magia. Shadow Manipulator. Mitefegi per risorgere. Flauto di Pan. Ice Staff. Quindi, tanta roba. C'è una bacchetta che spara ghiaccio, sarebbe. Qua abbiamo la cosa per l'inverno, quindi cappello, vabbè, di paglia, cappello bufalo, cappello invernale, cappello cilindro, tutti i vari cappelli, le vesti e giubbini vari. No, sbaglio sempre, non devo chiudere nemmeno. Ok, allora a questo punto, visto che siamo qua, proviamo ad esplorare il circondario di questa cosa. Quindi. A parte che adesso abbiamo spazio, quindi... Qua lo possiamo prendere. Il niter non ho mai capito cosa serve in realtà, quindi lo posso anche droppare. Non mi serve assolutamente niente. Potremmo provare anche a fare una cesta e mettercelo dentro. Ma avremo la solo la troppe rocce. La rottura di palle di accumularle basta, perché non so cosa farci con il niter. Mi pareva che una volta si potesse creare la polvere da sparo, però la polvere da sparo poi non serviva un tubo. Quindi. Qui non c'è assolutamente niente, ragazzi. Perché dovrei andare di qua? Potessi messo flint. Sarebbe stato utile farla qua alla base, che c'era questo spiazzetto, però era solo bello e basta. No, no, assolutamente non c'è niente. C'è niente qua. Sappiamo che c'era il Tolbert. Vabbè, facciamoci per favore i contorni, perché sennò ci torno qua 30 volte, grazie. Ok, fammi vedere che non c'è niente. Ok. Ma sennò finiamo sempre per tornare qua e la cosa non è bella. Ci servirebbe del legno, intanto che facciamo la... Anzi, facciamoci subito un'altra ascia. Qui c'è la roccia, ragazzi, la roccia ci serve sempre. Se ci stiamo, facciamoci la roccia. Piglia, piglia tutto. Anne Wilson, me l'hai segnato che qua non c'è niente. Perfetto. No, perché se no poi ci ritorno, ragazzi, qua. Se no dico, ah, ma lì forse c'è un passaggio, invece non è vero. Ok. Siamo di sera, tranquilli, tanto io non vedo niente, vedo la finestra che ho dietro di me, in compenso. Quindi, boh. Riusciamo a svoltarla da qualche parte questa partita? No, non riusciamo a svoltarla, mangiati sta roba. Vabbè, proviamo ad andare in questa direzione. Alla fine dei conti basterà fare solo un fuoco da campo. Base. Tanto ci tagliamo anche questo albero, va. Tanto dovremmo equipaggiare quando si rompe automaticamente l'altra. Ok. Prima o poi le troveremo, sta zona dove volevo stare. Che è vicina praticamente a dove spawnano i bufali. Anche perché ci danno... come si dice? La... il sostanziamento per superare l'inverno. E... anche calore, perché ci danno la loro pelliccia, che non è male. C'è scritto che puzza un po', ma almeno protegge dal caldo. Cioppiamo questo. Dai, dai. Bellissimo, Wilson. Prendi anche la pigna, che è utilissima.
serve niente, ragazzi. Serve per ripiantare gli alberi. Toh, ripiantali, va. Carino, però l'albero. Qua c'è ancora la pietra con l'oro. E qua ritorniamo in questo bioma che avevamo già fatto, l'avevamo già visto. Quindi io direi, ragazzi, adesso di provare ad andare quassù, a vedere se non coincide questa parte. Perché se coincide questa parte, allora, qua c'è tutta l'acqua, quindi ci siamo già stati. Qua c'è acqua, qua c'è acqua, qua non lo so, però credo che continui a sto punto. Proviamo ad andare su. E vediamo la prossima. Piazzalo qua. I can see again. Nel frattempo, ragazzi, vado a prendermi un po' di erba. Vedete come va giù in fretta l'erba? L'ho detto che serviva. Ricordate che eravamo praticamente sempre a 40. Ok, le carote stanno finendo. Dovremmo cercare di cucinarle il più possibile. O quanto prima. 133, vabbè, mangiatene un'altra, Wilson, dai. Vai. Fai che te ne mangi un'altra, va. Tanto non abbiamo niente da fare. Non me le devi buttare giù, le devi mangiare. Fai così. Perfetto. Abbiamo una pepita d'oro che in realtà forse sarebbe stato meglio lasciare giù, ma me la metti. Ok. Qui era dove siamo passati per la nostra touchstone, adesso proveremo ad andare in alto. Credo ci sarà sempre acqua comunque. Qua però abbiamo qualche cespuglio di bacche, perlomeno. Queste ricrescono, ragazzi, o almeno d'estate. D'inverno no. In inverno ci attacchiamo. Andiamo avanti. Stupido ragno. C'è un altro ragno qua. Ecco, questo qua è un ottimo bioma perché sono qui di cespugli con le bacche che possiamo mangiare. Anche le carote, vedete quanta roba c'è. Però qua finisce. Non c'è assolutamente niente. E qui allora a sto punto ci sarà l'acqua anche qua. Qua in basso. Eh sì. O no? Sì, invece. Sì. Io cerco sempre, ragazzi, di fare i contorni della mappa perché almeno così so dove andare. So dove non sono stato. E delimitano molto bene i biomi. E quindi so che qua, per esempio, andremo ancora a esplorarlo. Qua sicuramente ci sarà del cibo perché è giallo il bioma. Quindi c'è, cioè, giallo, verdino. Quindi qua in mezzo sicuramente gli cespugli non trovati ci saranno. E anche qua. Vedete? Quindi se mi trovo nella merda qua posso trovare un po' di cibo almeno. Qua è tutto chiuso, ovviamente, e qua non lo so. Quindi cosa ci rimane da esplorare? Ci rimane questa parte qua, in basso, il bioma della... Non ne ho una minima idea, ragazzi. Non ne ho una minima idea. Quindi proviamo ad andare, se qui, almeno qui, forse qui c'è una strada che va giù, non so, proviamo. E a me la mappa sembra tutta qua, ma non è possibile, mancano delle cose. Ma fai che segui sta strada, grazie. Questo è il bioma dove ci sono i bufali, però non ci sono qua. No, devo andare più su, quindi taglia, taglia, Wilson, taglia. Va bene, nel frattempo prendiamoci sta roccia che mi aveva rotto prima. Qua c'è anche coniglietto, coniglietto è... Questa è nuova però, non l'ho mai vista questa Maxwell cosa.
fiori non ha senso prenderli per adesso. Ed anche le api, mancano anche le api. Dove sono le api? Qua siamo al giorno 7 e tra l'altro l'episodio doveva finire, però vabbè. Facciamoci anche questo. Sì, qua si passa. E lo sapevo, vedete, l'unico punto dove non avevo esplorato si passa. Oddio. E infatti qua ci sono le api. E infatti qua ci sono le api. Ok. Come non detto. Api brutte, api brutte. Api brutte. Cristo! Ok, non è esattamente come avevo programmato essere inseguito da uno sciame di api assassine. Ma c'è il nostro qua, Alephant, che è ancora lì che rompe le palle. Mamma mia, come sono incazzoso, quanta vita mi hanno tolto. Guardate qua, eravamo 150. Ci hanno tolto 30. Bufali, ditemi che ci siete qualche parte. Sempre l'ape qua. A parte la Perugina. Questo qua è un altro bioma interessante perché qua dovremmo trovare abbastanza cibo. Anche se stiamo, anche, diciamo che se vicino alle coste non sempre c'è. Qua ci sono mucchi di fiori. Cioè, tutto quello che vediamo, ragazzi, ci servirà. Ci servirà assolutamente tutto quello che vediamo qua. Però diciamo che forse questa è una buona esplorazione della mappa all'inizio. E abbiamo perso un sacco di tempo. Ovviamente a girare e basta. Però sappiamo già più o meno dove sono tutte le cose. Qua c'è un'altra carotina. Prendiamoci l'altra carotina. L'altra carotina. È un altro campamento. Dove era il nostro falò? Era qua. Ok. Quindi lo farei anche qua. Il problema è che qua non ci sono rocce. In realtà le rocce ce le abbiamo già noi. Oddio, qua ce n'è una. Quindi si potrebbe anche fare. Ma a parte che le rocce si vedono sulla mappa, sì, infatti. Qua ce n'è una, qua ce n'è una. Sì. Non è male questo bioma qua. A parte che ci sono 20 milioni di api assassine, ma non è affatto male. No, facciamoci sempre il nostro contorno prepotente. C'è un'altra carotina. Potrei anche provare ad organizzare una base qua. Perché questo mi permette di andare alla lunga. Poi comunque quella non viene sprecata, ragazzi. Peccato che per la macchina della scienza, però vabbè. Ok, qua l'ha segnato, perfetto. Sì, io controllo sempre, ragazzi, se mi ha segnato i contorni, perché altrimenti. Un cazzo di casino qua. Le altre api della morte. E qui che c'è? Oh, no, 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 no. Che cazzo? No, 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 no. Questo non l'avevo proprio calcolato. Api assassine. Ma che cacchio di roba è? Ah, qui è dove montare tutto il nostro armamentario, però. Qui dobbiamo cercare di fugarcela da qua, ragazzi, perché non è come avevo programmato e no, 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 no. Non mi piace per niente qua. Ok, abbiamo fatto tutto il giro e dobbiamo per forza passare di qua, però. Comunque qua abbiamo questo coso. Dobbiamo salire di qua. Porca, c'è la miseria. Facciamo in tempo, sapete che non lo so. Proviamoci. Dobbiamo andarcene da qua. Dai che siamo intrappolati. E lo sapevo. No. No. Basta, 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 basta. Andatevene, 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 che devo accendere il fuoco, non rompete le palle. Ok. Si sarebbe stato utile farlo qua, ma chi ci passa da qua tutte le volte? Non ha senso questa cosa, no?
Voi direte. Quindi farei che abbiamo trovato il portale originale di Maxwell, quindi per l'adventure mode. Farei un fuoco qui, ragazzi, e ci salutiamo. Ci salutiamo per questo episodio qua, è tutto. Adesso mi vado assolutamente a mangiare qualcosa perché è diventata notte. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi, sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se avete qualche suggerimento da darmi. E niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui con Don't Starve. Grazie a tutti per essere stati con me e per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.